Cristiano Mojoglio, La Notizia X de Liberais Soi Fãs. Cristiano Mojoglio, dopo l'esperienza l'ultimo grande fratello VIP, è con accento grave protagonista di una notizia che farà arrabbiare i suoi fans. Numero Cristiano Mojoglio, paroliere 72enne ed importante personaggio televisivo con accento grave stata la verità di questo 2017. Da setembro è con accento grave stato protagonista dell'ultimo numero grande fratello VIP campione di ascolti. Eliminato a poche puntate da O Termini, per molti Mojoglio è con accento grave stato il vero vincitore del reality. Dopo l'esperienza all'interno della casa Pirro con accento grave spiata d'Italia, Ectares continuato il suo momento di gloria con varie ospitate televisive. Una su tutti che nel programma di Amadeus Lano ci verrà, video, il 31 dicembre 2017, in onda su Rai 1 e girato a Maratè. Una presenza che Ectares sicuramente contribuito al grande successo della trasmissione che, allo scoccare della mezzanotte Ectares fiorato i 10 milioni di telespettatori. Ma per Mojoglio lì quasi belle non finiscono qui, da mercoledì con accento grave 17 gennaio sarà presenza fissa nel programma 90 special condotto da Nicola Savino ed in onda su Italia 1. Inoltre, alcune fonti hanno diffuso il fatto che l'ex concorrente del grande fratello VIP, assieme al costumista Giovanni Sette, sarebbe stato scelto per occupare un ruolo nella nota serie TV Narcos. Una notizia, questa, forse troppo topistica per essere vera. Quindi, Cristiano Mojoglio farà veramente parte della quarta stagione della serie TV messicana. La notizia ci farà arrabbiare i fans. Cristiano Mojoglio, come già detto, è con accento grave stato il vero protagonista del 2017. La sua presenza al grande fratello VIP 2 è con accento grave stata fondamentale per il grande successo del reality di Canale 5, il quale Ectares realizzato ascolti, video, che non faceva da tantissimo tempo. Merito, oltre a lui, anche della bravura di Ilari Blasi e la capacità critica di Alfonso Signorinisci per molti anni e con accento grave stato confermato in tale ruolo all'interno della trasmissione. Per non parlare poi, delle sue esibizioni nell'anno ci verrà su Rai un condotto da Amadeus, in cui Ectares cantato anche il suo tormentone Mi sono innamorato di tuo marito. È con accento grave stata però con accento grave diffusa una brutta notizia che farà infuriare i suoi fans se lo volevano vedere in televisione, magari nel vestito di attore. Cristiano Mojoglio, a differenza di quanto diffuso da Spia e di altro spettacolo, non sarà presente in Narcos 4. Si trattava di una bufala, che oltre a riguardare lui, aveva messo in mezzo anche Giovanni Sette. Pure il costumista, presenza fissa in detto fatto su Rai 2, infatti, era dato quasi per certo all'interno della serie televisiva. Grande merito per lo smascheramento di questa fake news va dato al sito David Maggio. Hey,